bravo. Faccio delle comunicazioni. Sotto c'è un modulo per iscriversi alla comunità, che non è socio, chi vuole naturalmente. Lo scrive e lo lascia lì, c'è una cassettina. Poi c'è il modulo, cioè un cartone per lasciare quei fogli che ho dato stamattina. Se qualcuno ha scritto qualcosa, lo lascia lì su quel cartoncino qui sotto. Come diceva Francesco, ci sono, succedono che delle persone si ricordano molto tempo dopo, che lo diceva, molto tempo dopo di una cosa che avevano ricevuto prima, no? Sì, bambini. Per cui questo modulo magari non ce l'avete subito pronto da sapere cosa scrivere, magari lo portate dietro, a caso lo scrivete, se per caso avete uno scanner, lo scannerizzate, lo spedite all'indirizzo comunità mondo, il foglio ce l'avete, c'è cioè, un'altra modalità di mandarlo. E poi adesso abbiamo questo laboratorio, i tempi sono stretti perché Francesco deve prendere il treno alle 17.04, alle 17 praticamente, a Senigallia. Allora, quindi lui a un certo punto prenderà e partirà e non saluterà nessuno. È bruttissimo. Oppure lo facciamo interrompere prima, 10 minuti sì. prima. Facciamo interrompere sì, prima. Sì, no, faccio un abbraccio così a tutti e vado. No. Preferisco che prendiamo più tempo così. Poi eventualmente per i possibili contatti tramite dovremo decidere poi in assemblea i soci come continuare, però Francesco magari ci farà delle proposte su come continuare con lui. Noi dovremo decidere anche come continuare con tutta la scuola evolutiva, che non era prevista solo con Francesco, ma anche con altri soggetti, anche con altre tipologie di approcci, diciamo. Questo lo faremo durante l'assemblea. Quindi niente, non perdiamo tempo, ti lascio la parola. Ah no, aspetta, dobbiamo decidere chi porta giù Francesco. L'è andato a prendere Lucio. Lucio. Se qualcuno va via al termine di questa sessione del laboratorio perché non partecipa all'assemblea e passa per Senigallia senza far andare via Lucio, sì, sì. Voi due andate via a prendere. Ecco, allora potete dove, portare a Senigallia e poi a Pisa. E poi? Senigallia, Bologna, Firenze, Pisa. Possiamo portare a Pisa. Posso portare a Bologna? No, preferisco andare in treno. Okay. Si leggo. Bravo. Noi andiamo. Ci andiamo a Ah, voi anche voi andate a Bologna? Allora, quindi lo portate voi. Ci pensiamo. Allora, tenete d'occhio anche voi, no, però già alle 16 e 16. Si è aperta la modalità per perdere 16 e 20, tenete tutti d'occhio l'orologio alle 16:20. Anche se c'è un quarto, perché siamo compagni della voluta. Dunque, non è un laboratorio quello che faremo, perché vi dicevo manca qualche condizione. La condizione principale è semplicemente il fatto che siamo troppi per un laboratorio. Non è che non si possa fare perché siamo troppi, ma ci vorrebbe più tempo, semplicemente più tempo. Più sono le persone, più sono diversificate, piccoli, grandi, storie diverse, più è ricco il laboratorio. Perché all'interno di un laboratorio si possono vedere le cose, le stesse cose, da più punti di vista diversi. Cioè, il laboratorio vuole essere empatico, senza dare alla parola empatia necessariamente un'accezione solo positiva, che l'empatia non è solo positiva. Lo spiegano oggi, ce lo spiegano i geologi. Se io devo essere empatico anche nel momento in cui godo della sofferenza che procura qualcun altro. Se non sono empatico,
non posso godere della sofferenza che infliggo a qualcun altro. Pensiamoci a questo. No, l'empatia non è solo però l'empatia è lo strumento principale che abbiamo per poter vedere le cose dal punto di vista degli altri. Ora, cosa vi propongo oggi? Più che il laboratorio classico di Danilo in cui chiede cos'è trasmettere e cos'è comunicare, vi chiedo di guardare dal di fuori e dal di dentro alla vostra esperienza di partecipazione ai laboratori, non ai laboratori, diciamo alle riunioni che hanno assunto la forma di assemblee, convegni, in cui ci sono più persone che intendono comunicare. Pensate alle assemblee a scuola o alle assemblee in una fabbrica o in un condominio o pensate a quello che ci fanno vedere nei talk show in televisione. Allora la domanda che vi faccio è: in tutte queste occasioni cosa c'è di negativo che accade lì? Cioè cos'è che sarebbe da evitare? Quali sono le cose negative? Faccio un esempio. Qualcuno di voi potrebbe dire: parlano tutti insieme. E questa è un'osservazione da analizzare, capire perché accade. In che modo vi chiedo un contributo? Vi chiedo di pensarci un attimo, ma quando dico un attimo, se avete davanti un foglio, meglio, una penna, ma proprio due minuti, prendete un appunto velocissimo, se non avete il foglio, prendete il mentale. E poi chiederete la parola. Se fosse un vero e proprio laboratorio inizierei a fare il giro, ma qui voi in parte, anche se cominciate ora, vi conoscete già, quindi poi chiedete la parola. Ecco, è importante nei laboratori sentire quello che sta accadendo. Una cosa la possiamo anticipare perché tutti la sappiamo: se parlo solo io, sottraggo il tempo all'altro, cioè a dire, devo calibrare il mio intervento sulle necessità del gruppo. Questo è estremamente importante. Devo stare nel gruppo. Questa è la cosa principale, assolutamente principale. Devo sentire qual è il ritmo degli interventi. Ora, probabilmente anche uno solo di voi sarebbe in grado, sull'argomento che vi ho proposto, di prendere la parola e tenersela per tre quarti d'ora e dire cose importantissime, d'accordo? Ma il laboratorio non avrebbe avuto un grande successo. Ciascuno di voi prenderà la parola, dirà una, due cose che gli sembrano più importanti e cerchiamo di ascoltarci reciprocamente. Io coordinerò in qualche modo quello che viene fuori. Allora, a partire da ora, perché questa è la prima domanda, nel frattempo cominciamo a pensare anche a come dovrebbe essere rispetto a com'è, cioè com'è in negativo e come dovrebbe essere, lo vediamo anche a parole, e diciamo come dovrebbe essere, quindi da una parte la patologia, dall'altra invece la situazione fisiologica, come dovrebbe essere, cioè quali sono le condizioni ottimali invece, no? Ecco, quindi all'inizio concentriamoci su questo aspetto. Cosa avviene di negativo quando, dove sbagliano le persone facilmente, quando tentano di parlare insieme, nei vari contesti in cui questo accade, dalla riunione di condominio a un'assemblea in un luogo di lavoro o in una scuola e così via, o a quello che vediamo come modello nei talk show in televisione. Cosa avviene di negativo? Ciascuno dirà una o due cose che gli sembrano più importanti. Okay. Due minuti, veramente poco a partire da ora. E se volete potete anche parlarne con chi avete vicino, ma a bassissima voce.
Sì, grazie. Il tuo non faccio vedere. Devo dire, devo trovare la spirale. No, è puntare a quello che uno può voler dare come risposta alla domanda che ha fatto. Allora, iniziamo. Una cosa importantissima nei laboratori è questo: l'ascolto di ciò che viene detto. Non si ascolta per educazione, né perché è morale farlo. Si ascolta principalmente per un motivo: perché ciò che viene detto movimenta i miei pensieri, li movimenta in mille direzioni. Quando ascolto un altro che parla, i miei pensieri si muovono. E l'attenzione a quello che la persona sta dicendo è un'attenzione che bisogna rivolgere a se stessi, focalizzare quanto accade nella nostra mente è importantissimo. Il laboratorio è fertile se sappiamo porre la necessaria attenzione a ciò che le parole dell'altro suscitano nella mia mente. Cosa suscitano? Beh, lo sappiamo. Desiderio di integrare quanto l'altro sta dicendo. Ha detto questo, ma io aggiungerei anche quest'altro. Oppure, non sono proprio d'accordo, mi lascia perplesso per questo motivo. Mi fa venire in mente questa domanda. Tu guarda cosa mi sta facendo pensare. Allora, nei laboratori è estremamente importante avere il tempo per pensare a ciò che le parole dell'altro suscitano nella mia mente. Se il ritmo è troppo alto, si fa uno spreco. Ogni gruppo deve trovare un suo ritmo di lavoro, un suo ritmo di pensiero. Dicevo prima, il silenzio imbarazza, ma piano piano, quando un gruppo, diciamo, comincia a lavorare, il silenzio diventa il pane quotidiano del gruppo, senza il quale diciamo, la comunicazione non si fa creativa. Quindi ascoltare l'altro per focalizzare il processo di pensieri che ci passa per la mente e non sprecarlo, prendere un appunto. L'altra raccomandazione fondamentale: quando interveniamo stiamo attenti a calibrare, a essenzializzare quello che sentiamo urgente dire, e cerchiamo di tenere presente l'esigenza di tutti. Non dico che uno deve avere un tempo, deve darselo un tempo, è un po' diverso. Ricordiamoci anche questa metafora del suonare in gruppo. Se uno va per conto suo, sta suonando in gruppo, si perde l'accordo, si perde la sintonia. Allora, chi vuole dire? Prego. Come si chiama? Io mi chiamo Elia. Allora, quando ho dato, diciamo, il compito, quello di conoscere, la cosa istintiva che mi è venuta, perlomeno, è che sono passiva io. Anche in gruppo mi succede, chi mi conosce lo sa, se parla sempre una persona io mi addormento e mi perdo tutto. Poi quando l'altra persona parla, io già seleziono tutto. A volte però è filtra, seleziona nel senso che filtra le cose. Sì, filtro subito e lo metto a posto, perché c'è sempre problemi di tempo. Però a volte mi concentro talmente che mi perdo poi quello che sta dicendo, quindi devo migliorare questo. Quindi adesso io finisco qui, poi quasi
Massimo, ci conosciamo tutti. Io a volte sono lunga perché poi penso che l'altro pare ha capito diversamente, quindi vado la slungo un po' e so che almeno mi fa piacere sentire la pantomima lunga. Quindi io dico anche ai miei figli, mi fate sempre le domande, perché sono inutile che sto a spiegare, perché poi si chiude le orecchie quando l'altro sente le cose ripetitive. Quindi anche per voi, cioè, se qualcosa non avete capito di me, fatemi le domande e sono ben contenta. È interessante l'espressione che usa, dobbiamo capire perché, che poi l'altro chiude le orecchie. In quale occasione l'altro chiude le orecchie, insomma, cioè non ascolta più in pratica. Grazie. Prego. Allora, nella zona di potere all'interno del gruppo tra i vari membri. Allora, se c'è un leader forte mi dà fastidio perché è troppo forte, quindi toglie spazio. Se c'è un leader troppo debole, fa finire che alcune persone parlano troppo e non si rendono conto. Quindi il problema è quello di riuscire a creare un gruppo in cui ci siano persone con una forte autoconsapevolezza, in modo che anche la figura del leader è un po', cioè serve proprio a tirare le file del discorso e basta, ecco, non ha una funzione di potere, dirige, opinioni, le scelte, eccetera. Sarebbe necessario che ognuno parlasse in prima persona, cioè di quello che sente, di quello che prova, senza cercare il dito su quello che è, no? Cioè, quindi usare molto l'io e poco forse il tu, perché questo un po' genera aggressività, quindi se io dico perché tu, non mi riferisco invece a quello che magari ho provato, quelle che sono le mie sensazioni. Quindi, credo che la premessa positiva sia questa, mentre ovviamente nel talk show si prende sempre il dito a dire perché tu, perché dici, perché, e questo crea una sorta di aggressività. Questo credo sia estremamente importante. Quali sono quei comportamenti? C'è un linguaggio del corpo di cui dobbiamo essere consapevoli di cosa ci sta succedendo. Il linguaggio del corpo è importantissimo. Noi a parole possiamo dire qualcosa che neghiamo con il linguaggio del corpo. A volte c'è proprio un contrasto completo tra ciò che dico e ciò che faccio. E ci sono delle situazioni in cui l'opinione dell'altro diventa, cioè chi pensa di starla subendo, chi si scaglia contro l'opinione dell'altro sembra scagliarsi contro la persona, additare la persona. Quindi quali sono le condizioni, dobbiamo chiederci perché la comunicazione sia effettivamente tale, nel senso di una ricerca di gruppo. Non, lei sembra suggerirci questo, non devo far vincere la mia opinione su quella dell'altro o su quella degli altri. Non la devo, il mio obiettivo non è farla prevalere, ma è una ricerca in comune. Una ricerca in comune. Devo arricchire in qualche modo la ricerca comune. Posso? Prego. Carmen. Mi allaccio a quello che diceva la signora. Infatti io ho notato spessissimo c'è questa smania di protagonismo da parte di alcune persone che poi sfocia indubbiamente in prevaricazione dell'individuo. Un po' come diceva lei, se una persona non riesce a parlare, non ha difficoltà magari perché non ha quel modo di essere, quando ci sono, basta un elemento del genere in un gruppo, già tu praticamente sei fregato perché non riuscirai mai a venire fuori. Questa è la mia opinione, cioè nel senso io credo che al di là che dà fastidio, perché comunque a lungo andare poi sono atteggiamenti che danno fastidio, ma sono controproducenti, perché alla fine non, cioè, tutti hanno il diritto di venire fuori e di dire quello che pensano o quello che sognano o quello che vorrebbero. Però purtroppo ci sono spessissimo determinate persone che lo impediscono, vuoi per natura, perché magari, come dice la Valeria, sono dei leader effervescenti e quindi essendo effervescenti vanno, hanno una marcia diversa. Questo è. Certo,
come dice Carmen, sembra molto importante, lo sentiamo importante, lei dice basta una sola persona, è un gruppo intero, non riesce a far emergere tutta la sua ricchezza, ne basta una, lei dice. Ma guardiamola questa persona, a volte sono persone che in passato non hanno avuto modo, e a un certo punto della loro vita finalmente riescono, ma non si accorgono che stanno eccedendo, diventano incontenibili, diventano incontinenti forse, incontinenti in senso. E però non si rendono conto che in questo modo stanno sprecando le potenzialità del gruppo. Un conto è il leader che vuole trascinare gli altri a sé, e dire venite al mio seguito, un conto è la persona che invece è un coordinatore che vuole far emergere le potenzialità del gruppo. I comportamenti di questi due soggetti saranno completamente diversi. Un insegnante è contento se è un educatore maieuta, se tutti hanno parlato, se tutti si sono espressi dal profondo, ma se c'è uno solo che non riesce a venire fuori, per l'insegnante, per l'educatore, meglio dire, è un insuccesso, perché prima o poi quella voce verrà fuori. Se viene fuori una volta e trova pieno ascolto, continuerà e cambierà, perché la comunicazione autentica modifica dal di dentro le persone e anche il gruppo. Il gruppo diventa, si struttura come gruppo, non è più una somma di persone. Grazie. Beh, anche perché quello che il fenomeno che dice Carmen mi fa pensare anche a un altro fenomeno simile, cioè quando c'è la persona in preda al narcisismo che comincia a compiacersi dell'eco della sua voce, che è un manifesto di solitudine, dovrebbe generare anche piuttosto tristezza, no? Però non so se succede a tutti, però mi sembra come travalica, è incontinente e ci si specchia, e lo stesso meccanismo si innesca anche negli altri, perdita della coscienza, e tutti diventiamo un po' agonisti nel narcisismo competitivo, un po' come quando tra amici si alza il bicchiere sempre una volta in più, no? Per quello che lo alza la terza volta, allora tutti lo alzano la terza volta, eccetera. Cioè viene fuori una, si perde la responsabilità per il lavoro, della riunione, delle cose. E si comincia con questo agonismo sportivo, soprattutto maschile direi, però anche le donne. Tipica più lontano, insomma. È importantissimo, no, quanto dici, perché tra l'altro aggiungerei a cose perfette che ha detto, che si capisce che stai mentendo, che stai fingendo, perché sei più interessato a promuovere te stesso, non l'oggetto, diciamo, che sta a cuore a tutti. E lo si capisce, cioè stai cercando gloria per te stesso e stai utilizzando in maniera strumentale un progetto comune, che è un sogno comune. E nessuno ci crede più, anche senza accorgercene, anche senza esserne consapevoli. Ma nessuno può più sentirsi parte di qualcosa in cui c'è qualcuno che ti vuole trascinare. Non avere un obiettivo comune quando si partecipa a un gruppo, una riunione, quindi ogni un obiettivo di gruppo a lungo termine o specifico dell'incontro, o ancora peggio quando è dichiarato, ad esempio in un verbale, in una comunicazione, però in realtà l'obiettivo inconscio dei partecipanti è diverso da quello, che è ancora peggio. Poi dovremmo dire anche le soluzioni o lo facciamo dopo? Come vuoi, però okay. Questa è già una cosa enorme.
sì, non avere un obiettivo in comune. Quindi la necessità di costruirsi un obiettivo veramente. E poi tu aggiungi, le persone possono arrivare con un'aspettativa diversa, molto diversa, c'è un malinteso, c'è un equivoco, c'è un'aspettativa quindi che viene delusa in qualche modo, il che procura frustrazione e al solito diaspora, disgregazione. Ma però come si fa a essere tra virgolette sicuri a priori che tutti abbiano la stessa opinione? Se no, per definizione l'incontro è fare qualcosa che già non esiste, quindi è normale che ci siano differenze di vedute. Sì, credo che poi correggimi se sbaglio, che... oppure dico tu. No, non è questione di... Lui dice gli obiettivi comuni. Intorno a quegli obiettivi poi si possono dare contributi diversi. Ma stabilire... Noi siamo tutti qui oggi e nell'aria c'è la costruzione di un obiettivo comune. Questo è uno dei momenti di costruzione di un obiettivo comune. Lui dice se l'obiettivo non è, se di questo obiettivo comune non si è consapevoli e non si è partecipato nemmeno alla costruzione di questo obiettivo comune, questo lo sente come un problema. Poi invece i modi di vedere diversi sono una ricchezza di cui non si può fare a meno. Io credo che la cosa principale da controllare in qualunque incontro sia la sincerità. Tutti noi sappiamo che è difficile, io personalmente prendo difficilmente la parola perché se non sento più in fondo al cuore che è una cosa sincera che mi viene dal profondo non riesco neanche a dirla. Quindi penso che la cosa principale di quello che non va è questa, che poi è il problema di tutti, è questa andare a trovare quel filo di sincerità che abbiamo dentro e di dire la nostra esperienza così. Penso che sia una cosa determinante. Meraviglioso, come si chiama? Gilberto. Danilo, ricordo che davanti alla parola sincerità ci fece l'etimologia una volta in un laboratorio. E lo ricordo benissimo. Intanto ha detto una frase meravigliosa che vorrei sapervi di dire, in cui diceva: non c'è fiducia reciproca se manca la sincerità. Ma poi ci disse che questa parola è una parola antichissima indoeuropea e pensate un po' se andiamo a vedere l'origine di questa parola, sincerità, sincerus, vuol dire che rendere uno, cioè ciò che è molteplice è renderlo uno, allo stesso tempo diciamo conservando l'individualità. Quindi è la sincerità è ciò che costruisce quella creatura di creature che poi vuole essere il gruppo. No? Che cos'è un gruppo? Vuole essere qualcosa in cui più esperienze, più modi di vedere, più intelligenze collaborano. Quindi diventano una forza enorme, sviluppano una capacità che al singolo non è concessa. Non c'è un singolo che può fare tutto da solo, nessuno, perché se dico di essere da solo, in realtà mi rivolgo sempre a dei libri, sto leggendo dei libri, ma non posso essere solo, completamente solo e isolato, anche se la nostra condizione moderna, pensateci, noi nella modernità chiamiamo la casa appartamento ha a che fare con il verbo appartarsi, isolarsi, e c'è questa grande contraddizione, no? Del fatto che abbiamo necessità di vivere insieme in una città e allo stesso tempo ci costruiamo dei rifugi che chiamiamo appartamenti. È una grande contraddizione, no? Perché da una parte sentiamo un enorme, perché noi siamo felici all'interno delle relazioni, questo ci rende felici, dall'altra ci costruiamo delle difese rispetto all'esterno. Prego. Quando si parla
fanno tutti assieme viene meno la voglia e l'intenzione di ascoltare e quindi viene meno il comunicare, come dicevi tu, o si trasmette o si comunica, quindi mi viene da dire che non c'è comunicazione ma c'è un voler trasmettere nient'altro. Sì, bisognerebbe chiedersi come mai si accavallano le voci. E nell'accavallarsi cosa accade? Questo è tipico. Cosa accade quando le voci si accavallano? Chi vuole? Che non sono veramente il protagonista. Sì, che nessuno è veramente protagonista. Non ci si ascolta. Non ci si ascolta. Non ci si ascolta e quindi è l'alibi per non cambiare, per non aprire con il proprio contributo, aprirsi a un percorso comune, insomma. Io resto della mia idea perché tanto io non t'ascolto, io urlo sopra di te, tu urli sopra di me, palla al centro. Ecco, sentite come dice, io resto della mia idea. Cioè la comunicazione non arriva a modificare. Modificare a quale scopo? Allo scopo di realizzare un adattamento reciproco creativo. Questo non si realizza, ognuno rimane nel suo, non c'è stato un vero incontro, non c'è stata la possibilità di esprimersi da qui dentro e possibilmente mettere in dubbio profonde convinzioni che altrimenti vacillerebbero. Quindi non c'è la possibilità veramente di cambiare dall'interno. Si urla piuttosto accavallando le parole e gli interventi. Posso? Gabriella? Sì? Non ci si ascolta. Due significati. Non ci si ascolta reciprocamente, ma io non ascolto me stesso, perché sono nel rumore. Quindi non ho la coscienza di ascoltarmi al di fuori di me. È una roba che passa direttamente dal fiato al nulla, senza riverbero. Sì. C'è, di solito c'è anche chiusura, cioè perché il fatto che ognuno sia mosso da un suo obiettivo, che può essere quello di dimostrare la propria ragione o altro, ecco, porta chiusura anziché sì. Non lascio che l'altro entri. Sì. E anche io non sono aperto a vedere oltre quel mio obiettivo su cui sono tutto concentrato. Non sono aperto alla crescita, al cambiamento, a cambiare punto di vista. Non c'è un incontro, ma c'è uno scontro. Non c'è un incontro, ma c'è uno scontro. Prego. Completamente diretto con il tuo nome, Sara. Ciao Silvana, vorrei riferire un'emozione negativa che io provo, mi dà tanto fastidio quando sono nelle riunioni condominiali, che si deve discutere del bene comune e ci sono delle persone che si incaponiscono a dire quella cazzatina importantissima che interessa solo a loro e vogliono orientare tutte le decisioni, farlo diventare importantissimo, una formica diventa un elefante. A me è una cosa che mi dà tanto fastidio, perché non sei, ecco, sei lì per essere, ci si gonfia come la rocca che si gonfia di fronte al toro, c'è cioè, no? La favola di Zoppo, mi pare. Questo veramente vuol dire, considerare gli altri che non sono niente, che uno è tutto, che solo io valgo. Terribile. E poi chiude più degli orecchi agli altri perché è impossibile che io faccio tutto, sto lì qua, mi sono colata la sinistra. C'è un obiettivo comune. No, è molto più che un'emozione. Credo che sia molto più che un'emozione. Perché...
anche, è evidente che in questo caso il gruppo è usato in modo strumentale a fini egoistici e quindi non permette la nascita nemmeno del gruppo utilizzato per il proprio tornaconto. E forse non è a caso, perché ha a che fare anche con un certo modello economico all'interno del quale siamo immersi. Una domanda. Prego. Mi sto chiedendo una cosa. Allora, un gruppo, cioè quando si mettono insieme delle persone per formare un gruppo, idealmente dovrebbero avere tutti lo stesso obiettivo. Perché allora ci sono persone che non gliene frega niente del gruppo, che non si sentono di appartenere a niente, che prevaricano? Allora io dico, cioè mi sono chiesta diverse volte in occasione di gruppo, ma queste persone alla fine cosa vogliono? Cioè, perché io se vado in un posto perché c'è una determinata cosa, è perché oggettivamente penso mi possa interessare. Se non mi interessa, io non vado nemmeno a disturbare, perché comunque già me ne fregherei stare lì a perdere tempo. Allora invece sistematicamente ci sono persone che vanno, rompono l'armonia, perché è capitato anche diverse volte, io ho sentito i relatori dire non c'è una bella armonia, e queste sono sistematiche. Allora io mi chiedo perché? Sì. È una domanda importante, ma certamente quello che si può sperimentare è che un gruppo che lavora bene, nel momento in cui ospita una persona quale lei l'ha descritta, è facile che questa persona pian piano, da elemento di disturbo, piano piano si sintonizza con il gruppo. È un po' quella stessa cosa che succede quando sentiamo racconti di persone che sono state all'estero, ritornano e dicono ah, lì si comportavano tanto bene, mi era difficile anche a me continuare a comportarmi. Non so se avete sentito adesso un po' di questo tipo. È un po' che, diciamo, ha un effetto di guarigione anche un gruppo che funziona bene. Se il gruppo funziona male, gli prolificano il terreno fertile per quel tipo di persone. Il fatto che siano tantissime, forse la dice lunga. Riccardo, allora volevo dire delle cose invece alla luce di quello che è stato detto, appunto, proprio per dire incontro a quello che tu dicevi prima, è molto bello ascoltare. Poi faccio questa riflessione e vorrei metterla a condivisione con voi. Ho notato troppo spesso in vari tipi di gruppi e di riunioni che non vi sono le condizioni ambientali per riuscire ad avere un vero scambio, e questo succede in modo particolare per la politica, nell'ambito politico. Cioè io sono consigliere comunale, per cui vi assicuro che nel consesso del consiglio comunale ognuno parla per sé, è solo per dire le cose che gli interessano, non gliene frega niente, no, di ascoltare quello che dicono gli altri per arrivare a una determinazione comune. La decisione è già stata presa e ognuno parla per sé, o per la maggioranza o per l'opposizione. Quindi questo scambio vero non c'è. Io spero che qua dentro non lo sento questa difficoltà. Questa la voglio comunque. Ed è alla lunga, Riccardo, brutalizzante. Pensate se prima abbiamo parlato di scienziati che ragionano intorno a un loro oggetto di interesse, se ciascuno facesse così la scienza sarebbe rimasta. Questo è essenziale, ed è vero che nei contesti in cui, in ogni contesto è importante, dalla famiglia alla scuola, nei contesti lavorativi, ovunque è importante che ci sia la possibilità. Tu usi la parola scambio. Scambio non è ancora comunicazione, è però condizione necessaria. Scambio, ricordo Danilo diceva, scambio è che io vado dal giornalaio, ti do un euro e lui mi dà il giornale. Questo è scambio. Comunicazione è ben altro, diceva. Ecco,
magari c'è uno scambio, magari è bidirezionale, ma è una trasmissione bidirezionale in cui non c'è una vera ricerca comune, non c'è la... c'è il desiderio di nuovo di promuovere se stessi, calpestando gli altri in qualche modo, ma non c'è la ricerca comune, non c'è mettersi lì umilmente, ma umiltà ha a che fare con la terra, no? L'humus. Umiltà ha a che fare con il generare le condizioni della crescita comune. L'humus è quella parte di terreno, qui siamo terra e cielo, tutti sanno, è uno strato vitale, e l'umiltà di ciascuno è essenziale a che si realizzi ciò di cui tu senti la mancanza. Prego. Io ho bisogno d'aiuto. Sì. Allora, io sono il cosiddetto vaso pieno, che ogni tanto deve straboccare perché se no non ci va più niente. In questo caso qua, qual è la, la, diciamo, la cura che stando in un gruppo? Perché come diceva Carmen, io qualche volta ho questo... siccome io, in una partita di pallone io sarei sempre fuori gioco perché vado avanti a porta da sopra e non si combina niente qua andando così. In questo caso c'è una cura per questo tasto vaso senza creare problemi agli altri? Beh, la cura già è sua buona strada, nel senso che ne è consapevole. Basta. Sì. Basta che lei si guarda, si guardi nel corso del tempo. L'ho detto a lui, adesso io faccio sta zitta, voglio la però ecco, essere consapevole è il primo essenziale passo. Dopodiché il gruppo, cioè un buon gruppo, è un gruppo che riunisce tutte queste patologie o questi eccessi. Grazie. Prego. Io come capo cambio i connotati di quello che voglio dire, grazie a quello che state detto. Ho scritto delle cose, invece ne dico altre. Secondo me quello che non va nelle riunioni viene prima, cioè è la base di costruzione. Noi veniamo con dei costrutti mentali tali che arriviamo alle riunioni e la pensiamo in un certo modo e non cambiamo l'opinione, quindi ci andiamo anche senza, però la nostra società ci porta precisamente ad andare alle riunioni, quindi a scuola, partecipiamo al GAS, abbiamo un condominio, quindi lavoriamo, siamo sempre in continuazione dentro l'unione anche se non vogliamo. Però quello che costruiamo prima è una cosa che non è funzionale alla riunione. Ci troviamo e ci impegniamo, siamo una società pigra. E secondo me ha più forza la trasmissione via radio, televisione per formare le nostre coscienze, in modo che ci addormentiamo e quando arriviamo alla riunione siamo già addormentati e non siamo più capaci di cambiare la nostra testa a seconda di quello che viene detto, quello che serve nell'obiettivo della riunione. Sì, sembra poi questa cosa che dici, ci addormentiamo, come la zanzara che ci anestetizza localmente, noi ogni facendo la cultura quando ci si rinietta, quando ci riniettano dei veleno, è necessaria l'anestesia, altrimenti rischia la vita che ci sta anestetizzando in qualche modo, no? Ecco, ma arrivare con qualcosa di precostruito vuol dire, cioè con le opinioni che ho di solito, quelle che dico sempre, quelle che... questo non aiuta. Cioè il gruppo deve essere organico, deve essere un organismo, quindi non può essere rigido, non posso arrivare come un elemento rigido, devo arrivare come elemento in grado di adattarsi reciprocamente e creativamente a ciò che viene fuori. Ci vuole, chiediamoci se ci vuole più coraggio a cambiare idea o a tenersi aggrappati a quella con cui sono arrivato. Perché la cosa è ambivalente, da una parte sono i principi forti e quelli, sì, quelli sono importantissimi. Pensiamo alla Costituzione, no? Che non è una cosa che è venuta fuori da un processo lunghissimo, da
la Costituzione e quegli articoli sono qualcosa di fondamentale. Ma se non sono disposto a cambiare idea, allora se tutti arriviamo con questa, con questo fare, con questi, con questa modalità, allora è inutile la riunione, è assolutamente inutile. Possiamo solo contarci, possiamo dire quanti sono di questa idea, basta un questionario che è tutt'altro che un laboratorio di, in cui c'è un interrogarsi reciproco. Ecco, a cosa serve l'interrogarsi reciproco? Se tutti abbiamo già un'idea forte che non cambieremo mai, serve a ben poco. Possiamo solo contarci, ma contarci è sufficiente, tu la pensi così, tu la pensi così. È questo che fa gruppo? Prego. Volevo ricordare l'esperienza nostra qui della Terra del Cielo, perché sì, 37 anni che siamo nati e stiamo vivendo proprio in questo momento un passaggio generazionale importantissimo, perché dei vecchi siamo rimasti in due e sono tutti giovani al di sotto dei 30 anni, una buona parte, e una buona parte al di sotto dei 40 anni. E diciamo, proprio in questi giorni c'è un momento particolare, cioè finché diciamo la maggior parte erano vecchi, no? Quindi i vecchi facevano fatica a stare dietro le regole, un inciso, scusate, da noi non sono mai esistite le regole, no? È stata sempre massima, massima espressione, massima democrazia, quindi massima libertà, se arrivo dopo l'importante è che recupero. Quella è una regola. Quella è una regola, però va bene, no? Però se uno deve, però è una regola di libertà. Di libertà, no? Sì, sì. Purtroppo ora, cioè, normalmente che la maggior parte dei vecchi, anch'io me la piano piano devo andare, i giovani, è incredibile. Scusa, e noi saremo costretti a malincuore, beh, non sarò costretto a malincuore a mettere le regole molto più rigide, quindi cercare l'orario invece del richiamo, se, perché noi anche le ferie, uno basta che manda la comunicazione, io non ci sono, no? Però prima non era mai successo, adesso sta succedendo che quello che liberamente sceglie di andare in ferie non si rende conto che può creare un problema all'altro. Cioè, vabbè, per carità, io non è un dramma, però è un momento particolare di cambiamento importante. Bisogna ritrovare un equilibrio, e non è facile. Come? Sì, sì. No, ma è questa, il racconto di questa esperienza credo che sia estremamente sentito. Appunto, vi concedevate libertà, ma guardando ciascuno all'altro, ecco. Ciascuno ha necessità dell'altro. Anche il concedersi delle libertà fa parte. Un organismo non è qualcosa di rigido, altrimenti si romperebbe. Mentre l'adattamento reciproco, creativo, è quello che avete sempre adottato. Non sareste durati 25 anni. 37. 37. Solo le istituzioni rigide, con delle regole precise, riescono a durare tantissimo nel tempo, ma organizzazioni, diciamo, come la vostra, hanno una motivazione talmente grande, di cui tutti gli attori sono così consapevoli, che riescono a durare nel tempo. I nuovi arrivati devono entrare in questo clima e assumerlo, cioè se la pensano una cosa che serve a gratificare loro stessi e basta, e la usano strumentalmente, accadono questi problemi. Quindi si tratta di vedere in che modo si sono integrati, in che modo gli obiettivi vostri, le motivazioni che vi hanno, sono arrivati a loro. Sì, evidentemente c'è. Ma noi riunioni generali, riunioni ogni settimana, però si fanno fatica a esprimersi nelle riunioni. Ed è questa mancanza di espressione probabilmente.